Buonasera, si è appena concluso il primo dei due incontri dell'Associazione Libera, in cui si è discusso largamente sui beni. E accanto a me il giornalista Claudio Cordova. Buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo parlato di ambiente e durante l'evento si è parlato anche di riappropriarsi dei propri spazi, centimetro per centimetro, come lei ha definito. Vuole spiegare che cosa significa? Il senso di quello che ho detto sta nel fatto che l'andrangheta, la criminalità organizzata, oltre che di ovviamente economia drogata o di sopraffazione, quindi estorsioni e tutto il resto, vive anche del proprio, come dire, del soggiogare la realtà e i cittadini che vivono la realtà su cui insiste l'organizzazione criminale, solo attraverso la voglia e il coraggio di riprendersi gli spazi vitali, che possono essere spazi vitali, come dire, metaforici, quindi sotto il profilo economico, imprenditoriale, politico, eccetera, eccetera, ma anche materiali, quindi di luoghi abbandonati e che invece potrebbero essere sfruttati per attività come questa di dibattito, di cultura, di intrattenimento con dei contenuti, solo, dicevo, attraverso questa opera che non può che essere da parte dei cittadini e di una politica virtuosa, si potrà provare a scardinare quel sistema criminale che governa un po' ovunque, a Melito Porto Salvo, ma diciamo in gran parte della Calabria. Secondo lei la mafia come fa ad avere un ampio controllo sul territorio? Beh, innanzitutto la mafia incide sui territori poveri, quindi fino a quando non sarà possibile avere un lavoro e quindi un introito economico attraverso l'economia, un'economia, come dire, onesta e non drogata, come dicevo prima, purtroppo sarà sempre più semplice per le mafie incidere e alimentare questo, che poi è un falso mito del fatto che il lavoro lo dà solo la mafia, lo dà solo 'ndrangheta. In realtà, e questo è acclarato insomma, anche da inchieste, ad arricchirsi sono quasi sempre i capi delle organizzazioni, mentre i gregari, i picciotti, di solito finiscono la propria vita o in carcere o purtroppo uccisi. E quindi, ripeto, attraverso un controllo oppressivo e complessivo di ogni settore della vita pubblica, quindi controllando il voto, frustrando ogni iniziativa di libera economia, 'ndrangheta riesce a, e ovviamente attraverso, insomma, quello che è anche da codice la propria attività di sopraffazione, proprio di incutere timore e paura, 'ndrangheta riesce a controllare ogni singolo respiro del territorio. Nel suo libro Terra Venduta, così si uccide la Calabria, viaggio di un reporter, lei parla di ambiente e soprattutto ha spiegato durante l'evento di alcune intercettazioni. Vuole parlare? Sì, anche qui dobbiamo, per sconfiggere 'ndrangheta, dobbiamo innanzitutto ricollocare la verità che purtroppo i mafiosi stessi hanno alimentato attraverso una serie di bugie. Non c'è nulla di onorevole nell''ndrangheta, perché i territori avvelenati, Melito Porto Salvo, ma potrei parlare di Crotone, Amantea, quindi per allargare il campo a tutta la Calabria, sono stati avvelenati per mano dell''ndrangheta. E anche questo è testimoniato da diverse indagini. Dato che mi si chiedeva di una intercettazione, c'è un'intercettazione che secondo me è proprio dà il segno di quanto poco sia l'interesse dell''ndrangheta per la Calabria, ovvero sia due mafiosi che
organizzano l'inabissamento di una nave e uno dei due, diciamo, manifesta delle perplessità, dice: ma così avveleniamo il nostro mare? E l'altro dice: lascia perdere, che te ne frega di avvelenare il nostro mare, andiamo con i soldi che incassiamo, andiamo a comprarcelo da un'altra parte. Ovviamente loro il mare potranno anche andare a comprarselo da un'altra parte. Chi vivrà le conseguenze di un mare inquinato sono i cittadini, le persone per bene, che è qui sta nel ristabilire la verità. Se vivono avvelenati, se vivono in povertà, è solo e esclusivamente per colpa dell''ndrangheta. In questi giorni si è parlato ampiamente dell'incubo Eternit, in cui nell'area grecanica, parliamo nello specifico San Lorenzo, non si trova un diretto responsabile. Cosa ne pensa? Ma io credo che innanzitutto il primo passaggio da fare, i responsabili vanno trovati da parte delle autorità competenti, quindi la magistratura, le forze dell'ordine, che attraverso indagini più o meno lunghe, più o meno difficili, devono cercare di dare un nome, un volto a chi ha avvelenato il nostro territorio. Credo però che la priorità sia quello di cercare di bonificare il territorio, perché l'indagine può proseguire, può individuare i responsabili anche eventualmente togliendo l'Eternit a San Lorenzo piuttosto che i bidoni in chissà quale fiumara calabrese. Questo ovviamente spetta alla politica, a una politica o comunque a chi amministra la cosa pubblica, che deve avere un moto di coscienza e di capire che si amministra in primis per il benessere anche fisico, proprio materiale della comunità, e quindi la bonifica non può che essere il primo passo per ristabilire anche decoro e legalità. Prossimi interventi nell'Associazione Libera, ma non solo. Beh, io sto, diciamo, per questi ultimi mesi dell'anno presentando un altro mio nuovo libro. L'ho presentato anche con Libera, che si intitola Il Sistema Regio, ed è un libro appunto sulle connivenze criminali, economiche e politiche nell'ultimo decennio a Reggio Calabria. Anche questa è un'opera che è stata scritta nel periodo di scioglimento. Reggio Calabria, come Melito Portosalvo, è sciolto per infiltrazioni mafiose, ed è un tentativo, come gli incontri fatti con Libera, come l'attività che fa Libera, di fornire ai cittadini gli strumenti per poter ripartire anche dopo un periodo oggettivamente buio, come può essere quello dello scioglimento di un comune per infiltrazioni delle cosche di 'ndrangheta. Ringrazio il giornalista Claudio Cordova e alla prossima. Grazie e buona serata. Buona serata.